appena finita la riunione della UMS, riunione degli specialisti in medicina fisica e riabilitazione europea qui a Stoccolma. Ho avuto l'onore di essere stato eletto presidente della sezione e quindi nei prossimi anni, nei prossimi 4 anni, avrò questo incarico che si articolerà fondamentalmente nel promuovere 3 aspetti fondamentali. Uno, che è quello della competenza dello specialista in medicina fisica e riabilitazione. Facciamo questo con position paper. Abbiamo recentemente pubblicato il white book dove potete trovare tutti gli aspetti di questa visione della riabilitazione correlata alla medicina fisica e riabilitazione. Il secondo punto è quello della promozione della qualità, migliorare la qualità dell'intervento per far sì che lo specialista in medicina fisica e riabilitazione possa in qualche modo dare un contributo per migliorare l'appropriatezza dell'intervento e migliorarne la qualità a favore della persona disabile. Il terzo punto fondamentale, non meno importante, è quello della formazione. Il board, dove abbiamo l'onore di avere come presidente la professoressa Ceravolo, promuove la formazione attraverso il curriculum che è stato recentemente accettato a livello europeo e attraverso tutta una serie di altre cose come la certificazione delle persone che sono specialiste, soprattutto i giovani che partecipano a un esame specifico per la certificazione europea. Tutto questo insieme sicuramente porterà a un avanzamento del ruolo della fisiatra a livello europeo, ma soprattutto sarà un vantaggio per la persona disabile che avrà sempre una migliore cura e soprattutto una migliore riabilitazione.